25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, una ricorrenza voluta dalle Nazioni Unite nel 1999 che ogni anno si rinnova e viene declinata nei territori. Tanti in Italia gli eventi e le manifestazioni a sostegno di questa giornata. In particolare, il Comune di Senigallia ha proposto un ricco programma di iniziative di riflessione e sensibilizzazione intorno al tema della violenza di genere, realizzato in collaborazione con le associazioni locali, il Consiglio delle Donne e le consulte comunali dello sport, del volontariato e degli immigrati. Il momento clou della manifestazione proprio domenica 25 novembre con la fiaccolata Yes We Life contro la violenza di genere promossa da Comune di Senigallia, Consiglio delle Donne, Associazioni al Femminile, Panatron e Consulta dello Sport. Una fiaccolata rimandata solo a causa del maltempo, ma il messaggio che proviene dai tanti partecipanti e dalle istituzioni è stato chiarissimo. La città di Senigallia aderisce ai 16 giorni arancioni indetti dall'ONU, quindi 16 giorni importanti, il culmine dei quali è il 25 novembre, la giornata di oggi, giornata dedicata all'eliminazione della violenza di genere. Oggi simbolicamente, perché il tempo non ce lo permette, doveva essere una fiaccolata che toccava tutte le piazze del centro storico, ma ci appostiamo qui al Foro Nonarios, nei locali della pescheria, per dire no alla violenza. Partecipano con noi il Panatron Marche, la consulta dello sport, la consulta degli immigrati, le associazioni femminili del territorio e tutto il tessuto cittadino. Quindi la città di Senigallia tutta dice no alla violenza. È stato quello di oggi pomeriggio un evento che ha visto la collaborazione di tutte queste associazioni e che ha messo insieme un grande slogan: insieme si può vincere. È questo il messaggio che vogliamo lanciare, rompere il silenzio e riuscire in ogni modo a dar modo a ogni donna di dire che la sua vita è più importante e più significativa di qualsiasi sopruso, di qualsiasi abuso possa subire. Per cui tutti insieme possiamo dire Yes, we life. Il fenomeno della violenza contro le donne è un fenomeno molto complesso e purtroppo con il tempo i dati non accennano a diminuire. Solo nella nostra regione sono state oltre 400 le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare delle violenze subite. È un dato impressionante, soprattutto se si considera che solo il 20% delle violenze subite sono quelle che sono state effettivamente realizzate. E allora, siccome le risposte preziose che le istituzioni hanno dato singolarmente sono state parzialmente inefficaci, la Regione Marche per prima in Italia ha deciso di firmare un protocollo con l'obiettivo di dare una risposta corale. Quindi ben vengano iniziative come quelle di oggi, perché cercano di intervenire sull'aspetto culturale di questo fenomeno. E complimenti quindi al Consiglio delle Donne di Senigallia e a tutta l'amministrazione comunale per averla organizzata. Letture, balli, musica e testimonianze di diverse parti di società civile che hanno contribuito a rendere la manifestazione ricca e sentita. Sono stata felicissima di essere stata invitata il 25 novembre a Senigallia in questo importante evento dove si può parlare di questo fatto sulla violenza delle donne, di come non debba mai accadere in nessun giorno della nostra vita, non solo il 25 novembre. Il 25 dovrebbe essere solo un giorno e un simbolo, un significato, e noi dovremmo replicarlo in ogni giorno della nostra vita. Secondo me, attraverso lo sport, perché io sono giovane e vivo in questo ambiente, i messaggi li possiamo mandare più facilmente perché siamo giovani e abbiamo anche abbastanza visibilità, e quindi vorrei dire no alla violenza contro le donne. Il Panatron Club di Senigallia è stato coinvolto dal Consiglio delle Donne, facente parte del direttivo per quanto concerne lo sport nella città. Lo sport è un mezzo efficacissimo nella violenza contro qualsiasi tipo di genere, soprattutto nella violenza contro le donne. Il Panatron Club di Ancona, il Panatron International in generale, è un club di valori e in quanto club service di valori non può che aberrare ogni forma di violenza, figuriamoci quella nei confronti delle donne. Quindi una partecipazione da parte del nostro club molto facile, molto semplice, molto spontanea, di cuore, e credo che a Senigallia veramente questo momento sia stato celebrato in una maniera migliore, perché è stato molto coinvolgente, al di là del fatto che la giornata non è stata delle migliori, ma è stata fatta diventare una bella giornata proprio dalla partecipazione emotiva di chi non ha voluto mancare.
siamo alla conclusione di questa bellissima iniziativa che è stata portata avanti dal Panathlon anche di Senigallia con tutte le sue iscritte, la mia vicepresidente, e direi che è stata una manifestazione estremamente incisiva a favore della lotta per la violenza contro le donne, ma diciamo in generale, non solo loro, ma anche la lotta in generale alla violenza che viene perpetrata nel mondo contro i più deboli, purtroppo. Quindi questo deve essere un forte messaggio che viene dal mondo civile e dallo sport in particolare, che noi rappresentiamo. Quindi direi che abbiamo fatto un buon lavoro e speriamo che quello che è stato fatto abbia un seguito nel mondo civile. Speriamo che veramente questo appello venga accolto.